Certo, oggi c'è la proclamazione dello stato di crisi e della mobilitazione e agitazione dell'intero comparto riabilitativo dell'ASL Avellino, che è conseguente a una situazione di immobilismo perdurante ormai da oltre 18 mesi, che ha totalmente messo in default le nostre aziende. Non siamo più amministrati, non siamo più controllati, è una cosa veramente inaudita, mai occorsa in questo territorio. L'appello va in primis al direttore generale dell'ASL, la dottoressa Maria Morgante, ovviamente nella sua qualità di monocrate dell'azienda, e lei è la responsabile di queste politiche aziendali, va bene, di diniego e di, come dire, di assenza. E poi, evidentemente, nel caso saremo costretti ancora nel perdurare di questo atteggiamento, questo comportamento che riteniamo sia un comportamento contro legge, portare il problema al presidente De Luca. Certo, è uno stato di agitazione che purtroppo implode nelle nostre strutture a due livelli: a livello occupazionale, perché saremo costretti a breve a non poter più pagare le stipendialità, i contributi, gli oneri sociali, e quindi attivarci nella direzione dei sindacati e delle camere del lavoro per vedere un attimo di tamponare questa grave crisi. E per quanto attiene i cittadini, gli assistiti, oggi avremo tra noi anche cittadinanza attiva, il Tribunale di Diritto Emanato, che ci dirà tutte le sue cose. In pratica diventa complicato, perché necessitiamo di bloccare le prese in carico degli assistiti, e dunque ci sarà una ancora più crescita delle liste di attesa e dei tempi. È ben noto che la nostra attività è un'attività contrattualizzata, infatti la nostra, recriminazione di oggi è proprio la carenza di un'attività di regolamentazione del contratto. Noi gestiamo su base annua oltre 340.000 prestazioni specialistiche di riabilitazione nei vari setting assistenziali. E dunque, se dovesse, venir meno questa attività, avremo un impatto su decine e centinaia di migliaia di assistiti di Avellino. Allora, noi come cittadinanza attiva, Tribunale del diritto del malato, abbiamo voluto solidarizzare con l'ASPAT, che sta facendo la mobilitazione, perché temiamo che all'ultimo sono i cittadini ad avere un disservizio enorme, perché la riabilitazione è importantissima, quindi non si può interrompere, si deve sempre essere pronti a prendere altri soggetti comunque che sono in lista d'attesa, quindi è una cosa assurda. Già oggi scriveremo al prefetto per aprire, chiedere un suo intervento, di coordinamento, che è previsto, e cerchiamo di fare la nostra parte sempre insieme all'ASPAT. Poi questa è anche una questione per l'attività sportiva, perché tante aziende, tante società sportive sono costrette per infortuni a rivolgersi, e anche loro sono penalizzati, per questa problematica. Quindi noi faremo la nostra parte e tutto qua, e poi siamo fiduciosi che la cosa rientri. Sì, praticamente il problema è che l'offerta viene in compartecipazione tra le strutture private accreditate e le strutture pubbliche, e questa offerta viene bloccata nelle strutture private accreditate attraverso degli strumenti che sono la mancanza del tavolo tecnico da 2 anni, l'implementazione di tetti di spesa e di numeri di prestazioni stringenti, e il pubblico non risponde a quello che è l'esubero invece della domanda che è già presente. Questo implementa le liste d'attesa, e oggi il problema grave è che noi denunziamo che la mancanza di una gestione economica dei soldi che la ASL dovrebbe versare ai centri privati accreditati, che hanno già erogato le prestazioni nell'anno 2020 e 2021, mancando questa, concertazione per chiudere questi conteggi, praticamente crea il disservizio alle aziende che non hanno i soldi per pagare gli stipendi. Quindi noi siamo costretti a denunciare lo stato di crisi, onde ad ottenere un tavolo tecnico per chiudere queste doglianze del 2020. Siamo nel 2022, parliamo del 2020 e del 2021. Una volta chiuse queste doglianze, il sistema privato accreditato riparte. Ma la domanda che poi rimane inevasa è: ma il sistema pubblico comparteciperà e aiuterà il sistema privato accreditato a ottemperare alla reale domanda, al reale fabbisogno?